Benvenuti su Cavoli Pegloss 25. Allora ragazzi, con oggi inauguriamo una nuova rubrica sul canale, un progetto che avevo in mente da un po' di tempo. Effettivamente, nel corso degli anni, alcuni di voi iscritti o follower si è rivelato essere un videomaker o videomaker al plurale, e a volte mi avete mandato dei corti o anche dei link per i vostri progetti direttamente nei messaggi privati di Messenger o Instagram. E allora ho pensato, siccome mi è capitato varie volte di sponsorizzare i vostri progetti su Instagram e Facebook, allora perché non iniziare una vera e propria rubrica di video sul canale, cogliendo l'opportunità anche che proprio il web stesso possa conoscere le vostre produzioni. E quindi ho pensato di iniziare proprio con questo progetto di cui parleremo oggi. Prossimamente potrei fare anche dei video riguardanti le produzioni di cui ho parlato precedentemente, come per esempio Like Me Like a Joker di Bruno Mirabella e Noemi Sava, e oppure Beware of the Dog dei ragazzi di Acqua Arida. Ma oggi siamo qui per parlare di un altro cortometraggio, ovvero Sul filo del rasoio di Elisabetta Cancelli. Non voglio bene per nessuna ragione al mondo, quindi ti prego, fa che non ci prendano. Non si prenderanno. Gliela faremo pagare, vedrai. La storia segue la vicenda di due ragazze, una coppia, ovvero Clara e Elsa, interpretate da Annalisa Nangano e Irene Lofaro, che hanno a che fare col padre violento di Clara. Come nel racconto, il padre abusa di lei e questo è chiaro dai lividi sul suo corpo, perciò Elsa, non volendo che Clara soffra così, decide di adattare una soluzione estrema. Come la trama lascia intendere, si parla di una storia molto cruda, trasposta quasi dialogo per dialogo dal racconto originale, salvo l'omissione di una scena e il cambio del finale. Naturalmente non ci saranno spoiler in questa recensione, ma ci tengo a parlare dell'efficace messa in scena, che ci permette di immergerci nella vicenda sentendo tutto il dolore di una ragazza abusata dal suo stesso padre e l'amore che Elsa prova per lei. Ottima regia, ottima recitazione, ottimo make-up e anche ottimo montaggio che, se avete letto il racconto originale, ricalca esattamente quanto scritto lì, rappresentando lo stato d'animo di Clara e Elsa, e il tutto accompagnato da una colonna sonora perfettamente ad effetto. Forse non è adatto ad un pubblico sensibile, ma comunque è una storia che, seppur malinconica, parla di legame, parla di risolutezza e ricerca della felicità in un momento davvero terribile. Naturalmente in questo mini video ho parlato di Sul filo del rasoio senza volermi addentrare con spoiler nella storia e senza voler entrare nel dettaglio su quello che vedrete, ma se volete vedere Sul filo del rasoio lo trovate integrale nel link in descrizione qua sotto sul canale di Silent Dream. E per chi di voi fosse interessato a vedere Sul filo del rasoio dal vivo su schermo, allora questo giovedì 15 a Trieste, se siete residenti a Trieste o anche in Friuli Venezia Giulia, giovedì 15 alle ore 18 si terrà al bar libreria Knulp una proiezione di vari cortometraggi, tra i quali proprio Sul filo del rasoio. Ebbene ragazzi, questo era il primo episodio di questa nuova mini rubrica che riguarda i vostri lavori da videomakers. Se anche voi avete un canale di videomaking nel quale avete realizzato progetti, allora fatemelo sapere tramite i link di Facebook e Instagram e vedrò di visionarli e magari di dedicarci un video. Ebbene ragazzi, lasciate like e noi ci vediamo sulle sessioni, gameplay e molto di più. A presto!